Benvenuti in questa nuovissima parte di The Witcher. Allora, andiamo a vedere un po' cosa dobbiamo fare. Viene a parlare con la prigione dell'ospedale. La prima cosa che dovremmo fare, secondo me, è queste sono tutte con la diga. Andiamo a parlare con Shani. Shani si trova in questa casetta qua. Sono le 6 del mattino e noi cominciamo a viaggiare. Perfetto. Che bello, dopo così tanto tempo avevo proprio voglia di farmi un'altra parte di The Witcher. Adesso andiamo al quartiere del tempo, il solito caricamento eterno con i bellissimi artwork. 30 minuti solo di artwork, no, scherzo. Ok, volete qua c'è Carmen? Monella, perché? Non vuoi l'uccello non identificato? Vabbè, te ci penserò dopo. Allora, la casa di Shani è verso questa parte. Allora, spostati. Qua c'è la guardia che non ci fa entrare all'ospedale. Non mi va di dargli i soldi, perché tanto l'altro metodo sarà appunto parlare con Shani, che diciamo, mi aiuterà a entrare di nascosto. Cittadino. Ok, quella è la casa di Shani, come potete vedere. Entriamo a casa di Shani. Mica Shani. Sono qui per vedere Sono qui Shani. per vedere Shani. È impegnata a pulire e non ha tempo per i vagabondi. Ma che Ho un strozzo. appuntamento. Tua madre non ti ha insegnato le buone. Ma io. Ma mi ha buttato fuori. Sta grandissima baldraccona. Io ci rientro. Guarda che io sono The Witcher, eh. Se non uso quella d'acciaio o di ferro, te la Chi sbatto in vuole? faccia. È qui che vive Shani? Sì, ti hanno mandato qui. Sì, vengo Sì, sei dall'ospedale. libero di salire. Ah, ok, vaffanculo. Dai, invecchiamo. Vaffanculo. Sta dormendo. Questo è il momento buono per rubargli un po' di roba. Cosa c'è nella casettiera? Uno scialle rosso. Scialle rosso. Non c'hai soldi. Porca miseria. Vabbè, Shani. Come hai fatto a trovarmi? Hai detto che saresti andata a Visima. Ah, giusto. Ora lavoro nell'ospedale. Non volevo disturbarti. Come hai fatto a passare oltre quella vecchia strega? Infatti, Quella dolce signora del quella dolce palazzo. signora del piano di sotto, Non avevo se vita in inferno. avrà coltellato. Va. Le ragazze della tua età dovrebbero maritarsi. A ciò che lei pensa. Almeno l'affitto è basso. Almeno l'affitto è basso. I dottori guadagnano così. Ma tu sei lì. Qualcuno doveva pur. Ad ogni modo, Sì? ho un Ho un problema. problema. Ho Sì? sentito dire che hai visto Cohen. Come fai a saperlo? Ho trovato la sua. È morto durante la battaglia di Bren. Sono al Ah, tavolo con povero lui. Cohen. Eri un medico a Deceduto in Bren. battaglia. Lo Ho lavorato a fianco di un chirurgo di nome Ren. conoscevi? È morto quando è scoppiata la peste catriona. Rifuci il bianco con il bianco, il rosso con il rosso e andrà tutto a posto. Che Non lo cazzo di conosco. insegnamenti sono di Sai chirurgia? qualcosa di questo? Chiedi al Allora, nano, Zoltan Civey. chiedi al nano, ok. Sì, Shani, ma non ti ho detto di ricoricarti perché potrebbe succederti brutte cose. Ok, sì. Ciao, Shani. Ciao, volevo parlare. Che c'è? Che c'è? A volte sogno della battaglia. Mi Battaglia di dispiace. È Bren. tutto qui, non me ne pento. Mi Sofferenza. sveglio ristorato. Sì. Grazie. Non c'è. Vabbè, si è confidata con noi. Non me ne frega un cazzo, però è sempre carino. Vediamo cosa devo fare ora. È una vecchia amica, magari all'ospedale ha bisogno di aiuto. Escogitare un piano per tirare fuori di prigione del nano. Interrogare il testimone. Zoltan. Zoltan, sì, dai. Andiamo da Zoltan. Ma prima rubiamo a casa dalla vecchia. Cos'è questa? Una forma di formaggio. Minchia, pesce. La miseria. Grasso. Cadenza, barile 2. Minchia, sono
cazzo, non c'è. C'è panni dentro questa cassa? Un libro. Diario della nonna. Il diario è legato con fiocco rosa. È scritto una copertina, scritto una grafia. Bene, recita. Chiunque lega anche un solo troverà la morte come castigo. Ma vai, che chiede. Ok, andiamo da Zoltan, va. Zoltan vola laggiù. Pam pam. Zoltan, il nano più basso dell'umanità. Via cittadino, via cittadino. Allora, via vendente. Quanto è bello spingere le persone. Allora, Araldo? Ti chiami Araldo? Il predatore notturno reclamerà un'altra. Parlami di qui. Di notte tutti devono restare in. Vabbè, stai parlando di stronzate, Araldo. Pensavo che era una persona seria, invece sei una merda. Oh. Oh, ciao giardiniere. Zoltan si dovrebbe trovare alla locanda del rosso peloso, se non sbaglio. No? Sto sbagliando. Vabbè, nel caso torno indietro. Eh sì, si trova alla locanda del rosso peloso, vabbè. Cavaliere dell'Ordine. Monastero dell'Ordine. Ci sono i vari... diciamo eretici impiccati. Il cimitero. Un sacco di lavoro per un witcher. Qui c'è il becchino, però ancora non ho il grasso di cane, quindi è inutile che vado a parlarci. Non perdiamo tempo, dai. Ok. Dammi la forza per combattere. Controllo anche le mie statistiche. Sono le 7 del mattino. È passata un'ora. Qua posso scendere. Ok. Tutto liscio come lo devo. Ciao putanone. Come stai putanone? Eccoci alla locanda rosso peloso. Ah, sembrava che era Coleman. Quel bastardo che non ci ha pagato. C'è la locanda dell'orso peloso. Allora, Zoltan. Zoltan dovrebbe essere qua. No, questo è Munro Bryce. Come vanno le cose? Vaffanculo. Non sei il nano che sto cercando. Qua? No, non c'è. Cameriere. Cane. Dai, fammi dormire un po'. 5 ore. Va bene. Fino a mezzogiorno, dai. Mezzogiorno ci sarà, no? Farsi qualche birretta, non so. Guardarsi dal giornale. Cosa facevano nel Medioevo? Ok. Rieccoci qua. Oh, c'è Ramsmet. Ciao Ramsmet. Che vuoi? Niente, arrivederci. Cazzo, stavo dormendo io lì, eh. Allora, qua giocatore d'azzardo, sicario. Tua mamma se la fa con i nani. Bene. La ringrazio. Allora, fammi vedere i personaggi. Dove cazzo è il nostro Zoltan? Vorrei parlare con Zoltan, ma Zoltan non si fa vedere. Vabbè, io nel caso dormo un altro po'. Nel caso se poi andrò a mezzanotte e faccio l'incursione al magazzino. Ora sono le 2:30. Vedi tu fino a sera. Altrimenti cambio missione e ciccio. E Zoltan lo troviamo intanto in mezzo strada, dai. The Witcher che dormiva sempre. Allora smette, sta guardando i bari. Cameriera.
professore, viandante. Oh, aspetta, tu chi sei? Non sei caldo. Sono andato a muro. Conrad? Ciao. Vino? Vino. Dunque. Piscio di cane di Ruth. Pensavo che questo. Vivo nel quartiere mercantile, ma le locali. Ok. So dove trovare del buon biservo. Conosco un posto dove c'è. E la cantina si trova. Di costa. Affare fatto. Non è splendido, ma non ho oro per te. Ma mettere una bottiglia, ma tu potrei avere questo come cosa. Niente soldi, niente vino. Sapevo che non. Cazzo vuoi, scusa. Porca puttana. Non mi va neanche a pagare i soldi. Arrivederci. Cazzo, ma ti sembra modo, cazzo. Ma da prenditi il vino. Il prigioniero all'ospedale. Dai, andiamo all'ospedale, va. Andiamo dalla buona. Da quella bella signora di Shane che magari ci scappa pure il lavoretto, va. Così siamo tutti belli, felici e contenti. Chiudo anche la parte in allegria. Salvataggio in corso, naturalmente. Sancaria, bababà, ccc. Vecchietta. Ah, la vita, già. Quando non sei povero è proprio bella. Questo non è un affare, è spazzatura. No. Mercante dell'ordine. Salve, sei la. Sì, signore. Pulisco la cucina, posso dar come desiderio. Fammi vedere un po' di roba, va. Cosa c'hai? Armatura 5.000, minchia, non c'ho un soldo neanche per piangere. Siegfried, sei tu quella coccata. Era giovane ed è morto. Cosa ti. E ci farò di anvizima. Tutta la gente come vedrà la peste. Quando sei entrato in ordine, potremmo anche dire per tutto. Puoi vendermi i tuoi merci? Gli amici di Sig sono sempre i benvenuti. Ah, questo è per forgiare tutte queste altre stronzate. Cose che ora non ci servono. Dai, fammi entrare. Che cagacoglioni. Non si passi qui, devo entrare. Toh, 30. Oh. Qualcuno si è fatto corrompere, mi sa, Ok, qui c'è l'ospedale. Sono i malati. Qua ci sono altri malati. Altri malati. Malati, gente che prega. Una strana roba lì. Buongiorno, signora infermiera. E il prigioniero. Ah, fatemi parlare. Sarà la casa del prigioniero. Ok, tanto. $10, stati zitto, va. Sarà la casa del prigioniero. Volevo fare. Ma ti ho pagato. Torna stanotte. Ma io voglio parlare, porca troia. Ma vaffanculo. Cosa posso fare di missione? Non mi fanno fare nulla. Allora, dai, allora. Andiamo a casa di Vivaldi. Aspetta, Vivaldi non era stato arrestato. Scusate. Sì, infatti è stato arrestato. Quindi andiamo al sotterraneo cittadino. Che dura vita quella del Witcher. Oltretutto che ore sono? Perché a mezzanotte potrei andare a fare l'assalto al magazzino. Ma come vedete ancora non è il tempo. Ok, qua ci sono i sotterranei. Posso andare a spaccare un po' di culi.
Ciù. Posso parlare con Vivaldi? Credo proprio. Chiunque è soltanto un... Perché vuoi? Ho bisogno di parlare. Paga i 200 oren di cauzione e tornerò più. Merda, non c'ho i soldi? No! Getro.